altro, il dottore Antonio Bianco, figlio di questa terra, giornalista, scrittore, e qui anche perché ha appena dato alle stampe, potete acquistarlo proprio all'uscita del teatro, appena dato alle stampe un suo racconto sulla marcia della fame. Gli passo subito la parola perché è uno che conosce bene la materia. Grazie. Buonasera a tutti, io partirei subito con alcune domande fondamentali per riportare il discorso sulla marcia della fame. Perché la marcia della fame? Da dove nasce quella protesta che rappresenta un unicum nella storia della Valfortore? Ecco, credo che per comprendere fino in fondo le ragioni che spinsero i braccianti disoccupati a realizzare ideali della marcia, bisogna innanzitutto rispondere a queste domande. La marcia non nasce così all'improvviso, per volontà di qualche facinoroso, come qualche giornale dell'epoca scrisse, ma è la conseguenza di aspettative e promesse sempre tradite. Nasce da quella fame di terra che i contadini del Fortore hanno sempre avuto e che affonda le radici addirittura prima dell'unificazione nazionale. Quando si avvia quel processo di trasformazione socio-economica, chiamate versione della feudalità, cioè quel processo storico che doveva portare anche il contadino della Valfortore a diventare proprietario di un pezzo di terra, ma che invece porterà a concentrare la proprietà della terra nelle mani della nuova borghesia agraria, che tra l'altro distrugge gli antichi usi civici e diritti comunitari, usurpando le terre demaniali e in seguito, dopo l'unità del 1861, anche quelle della Chiesa. Ed è in questo contesto che si inserisce anche l'altro momento di rottura più importante nella storia del Fortore. Sono due momenti importanti: il fenomeno del brigantaggio. Al di là delle interpretazioni storiche che dello stesso fenomeno se ne voglia dare, un fatto è ormai acclarato: il brigantaggio fu la rivolta dei contadini del sud alla mancata distribuzione delle terre promesse da Garibaldi. Tanto che nel 1860 i braccianti di Montefalcone e Valfortore, questo è un aneddoto che racconto sempre, credendo a quelle promesse, occuparono le terre del signorotto locale, ma furono costretti ad abbandonarle proprio dalla repressione dei garibaldini, che giunsero nel paese fortorino a stabilire il nuovo ordine nazionale. Si assiste dunque in quegli anni alla nascita di due categorie sociali fondamentali nella storia della Valfortore e in generale del Sud: il latifondista e il bracciante o salariato avventizio. In mezzo a queste due figure, a fare da intermediari, ci sono i cosiddetti massari. A Basilice si chiamano i Barzanano, piccoli affittuari senza i quali si sarebbe avuto un'azienda priva di un imprenditore agricolo, il che sarebbe stato un assurdo economico, poiché il proprietario del terriero era per la maggior parte assenteista, viveva nelle città del sud e, come scrive il sociologo Marciani, non ha altro rapporto con l'agricoltore che quello della riscossione di una rendita dalle loro terre. In questa organizzazione produttiva, al bracciante non resta che chiedere al proprietario terriero o all'affittuario uno spezzone di pochi tonni per piantarci grano e gran turco e restituirlo alla fine del ciclo culturale, in cambio di una quantità prestabilita di prodotto. Dunque, la divisione della terra in spezzoni è tutta organizzata per la produzione della rendita e sono strutturati in modo che anche i terreni dati in affitto ai massari non possano dar vita a nessun tipo di impresa familiare. E ciò non solo per le dimensioni ridotte degli appezzamenti ceduti in affitto, ma soprattutto per la durata brevissima degli affitti stessi.
I latifondisti concedono la terra con il patto esplicito e essa sarà riconsegnata alla fine del contratto, nello stato primitivo, ed insistono su questo punto per evitare che i contadini del Fortore stabiliscono su queste terre un diritto perpetuo alla cultura, in quanto la formazione di una serie di piccole imprese autonome finirebbe col distruggere le basi del potere dei proprietari terrieri, che consiste nel mantenere la propria forza lavoro in uno stato di sottomissione assoluta. Come ho detto prima, in genere il bracciante riceve un salario che nella maggior parte dei casi è in natura. Nei contratti di lavoro di questo genere, il latifondista ricorre a questa forma di compenso a fine di interessare maggiormente l'avventizio alla produzione. Infatti una quantità di raccolto viene prefissata al momento della stipula del contratto. Questa struttura fondiaria e questi rapporti di produzione dureranno più o meno fino agli anni della marcia, cioè agli anni 50. Non a caso Virginio la definirà l'ultimo atto della tragedia del vecchio Fortore. Ma io aggiungerei, la marcia è anche l'ultimo atto di quel mondo contadino che da lì a poco scomparirà per sempre nel vortice della modernizzazione capitalistica, per lasciare il posto a nuove figure sociali, a nuove dinamiche socio-economiche, e dove l'emigrazione avrà una funzione fondamentale, ma di tutto ciò sarebbe interessante dibatterne in altra sede. Tuttavia, come avete potuto percepire, e qui torniamo alla domanda iniziale, la protesta covava da tempo sotto la cenere. E se il brigantaggio fu un modo spontaneo, senza un'organizzazione vera e propria e una ideologia alle spalle, la marcia della fame invece arriva dopo diversi scioperi, infatti, in Fortore, soprattutto a San Bartolomeo, e affonda le radici nelle prime organizzazioni sindacali che operavano sul territorio. La prima vera forma di organizzazione politico-sindacale sorta nel Fortore, nella Val Fortore, e la Lega Operaia fondata da Teofilo Petrello di Circello negli anni del primo dopoguerra. Petriello, forse dimenticato dalla storia locale, è un personaggio eclettico di forte temperamento. Era emigrato giovane in America, dove era stato minatore, e da autodidatta era arrivato, una volta rimpatriato, all'insegnamento di letteratura inglese all'università, sostenuto dal rettore dell'epoca, il San Bartolomeano Leonardo Bianchi. La storia torna. Socialista nell'anteguerra, scrive di lui Virginio, dotato di una eloquenza trascinatoria, temperamento da tribuno, apostolo del mondo contadino, egli ha tutte le qualità per raccogliere le dispersamente del proletariato delle campagne. Teofilo Petriello verrà eletto poi deputato nelle file del Partito Popolare, proprio nel collegio di San Bartolomeo in Gardo. I suoi comizi antipadronati erano famosi in tutta la Val Fortore. Per questo subirà aggressioni e intimidazioni dai fascisti mazzieri appena il fascismo arrivò al potere, con la marcia di Roma del 22. Il Virginio riporta nella sua monumentale storia di Benevento e dintorni un episodio avvenuto proprio qui a San Bartolomeo, relativo alla sua elezione parlamentare, quando Petriello lanciava i suoi ultimatum ai carabinieri affinché liberassero i suoi maggiori sostenitori, i quali erano stati arrestati con lo scopo di tenerli lontani dal voto e dal fare attività politico-sindacale in suo favore. Quindi, come vedete, la marcia non nasce così, in modo venuto lì, oppure sostenuto con idea da fuori. La marcia, questo è importante, nasce
qui nel Fortore, nasce San Bartolomeo in Gallo e poi sostenuto, come vedremo in seguito, anche dagli altri comuni del Fortore. Bravo. Come scrive Virgilio, restano nella storia locale i suoi appelli alle donne, ancora senza voto, ma sempre presenti in massa a Piazza Garibaldi, armate di bastoni, pronte a muoversi, ad un suo cenno, per recarsi in caserma a liberare i mariti, i figli, i fratelli. Quelle stesse donne che troveremo qualche anno dopo in prima fila nella marcia della fame, con i piccoli bambini attaccati al petto al seguito dei propri mariti. L'avvento del fascismo metterà fine all'esperienza della Lega Operaia e bisognerà aspettare il secondo dopoguerra per vedere nel Fortore la nascita di nuove organizzazioni sindacali, quali le leghe bracciantili e la Camera del Lavoro proprio qui a San Bartolomeo in Gallo. Con la caduta del fascismo, del ventennio, nel 1943 si apre in queste zone un ciclo di lotte contadine che proseguiranno fino agli anni 50 inoltrati. E il ruolo della Camera del Lavoro e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la CGIL, diventa centrale nell'organizzazione della Marcia della Fame del 1957. In piazza Garibaldi, ad attendere i manifestanti, c'era l'organizzatore sindacale Gian Tommaso, il quale dava le indicazioni ai disoccupati prima di mettersi in marcia per raggiungere la capitale. E non solo, a Benevento ad aspettarli c'era tutta la federazione provinciale della CGL e lo stesso segretario provinciale della Camera del Lavoro, Domenico De Brasi. Molto si è dibattuto, e vedo che si continua a dibattere, sul ruolo del sindacato e del Partito Comunista nell'organizzazione della marcia, ma un dato anche qui ormai assodato: se la marcia nasce da una spinta dal basso da parte dei disoccupati e bracciati di Borbolini, per le ragioni ampiamente esposte prima, c'è da dire comunque che l'apparato sindacale e social comunista ebbero un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nel sostenere la protesta. Non a caso, ad aspettare a San Marco dei Cavoti i braccianti c'erano il sindaco comunista Camillo Maio, il parlamentare comunista Vittorino Villani e l'avvocato socialista Marino. Cioè si era mosso tutto l'apparato social comunista a livello provinciale, a livello nazionale. Il sindaco Maio verrà poi sospeso per 3 mesi dal prefetto di Benevento, anche per aver mantenuto di persona, si legge nel decreto prefettizio, i collegamenti con la federazione provinciale di un partito politico che aveva promosso la manifestazione. Scrive sempre Virgilio, non possiamo farne a meno. Una volta decisa l'operazione, l'apparato social comunista ne diventa non già il fattore speculativo, ma il coefficiente strategico. Sono gli organizzatori di partito, gli interpreti, i dirigenti, le forze motrici dell'avvenimento. Difatti, negli altri comuni del Fortore, a Baselice, Castelvetere, Foiano e Montefalcone, dove non esistevano le Camere del Lavoro, a pianificare la marcia furono soprattutto le sezioni locali del Partito Comunista Italiano. E la DC, quale fu la posizione della Democrazia Cristiana in merito alla marcia? Come era prevedibile, il maggior partito cattolico dell'epoca criticò aspramente e si schierò apertamente contro la marcia della fame. L'esempio maggiore ne fu proprio il sindaco di San Bartolomeo all'epoca, quel periodo della marcia, quel giorno della marcia, Vito Pizzi, che sottoscrisse il comunicato della prefettura contro l'ideologia della marcia.
che l'ADC, la cosa più importante in quel momento, fu contenere il malcontento delle popolazioni del Fortore e in generale del Sud, attraverso due canali principali: le politiche assistenziali messe in campo attraverso la Cassa del Mezzogiorno e la decompressione demografica attraverso l'immigrazione. Perché, per concludere, la causa della conclusione della marcia, come scrivevo nel mio primo libro Modernizzazione e arretratezza, una volontà del Sannio, e ho avuto qui la possibilità di fare una tesi sociologica alla Sapienza, non so se lei conosceva Massimo Cussato, che ha insegnato anche a Salerno, ecco, io è stato il mio relatore. Ho avuto la possibilità nella mia tesi di laurea affrontare queste tematiche socio-economiche, quindi relative a Basilice, il mio paese di nascita, e in più tutta la Fortuna. Quindi le cause della mala conclusione della marcia sono da ricercarsi non solo nella situazione socio-politico locale, come diceva giustamente Felicini, ma in quelle più in generale della fase storica della politica nazionale, che vede il riflusso del movimento contadino, la destabilizzazione che travaglia il PC. Nel 1956 c'era stato il famoso 20° congresso del PCUS, Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui Khrushchev denunciò i crimini di Stalin, e l'egemonia della DC, la quale ormai occupa stabilmente il potere tramite appunto la politica di assistenza e di opere pubbliche della Cassa del Mezzogiorno. Da questa economia assistita ne discende lo sviluppo di una nuova classe politica locale che sfrutta i legami familiari e amicali per il controllo della finanza pubblica e che dà vita a quel fenomeno della politica chiamato clientelismo. Ma questa è tutta un'altra storia. Prima di concludere vorrei ringraziare il professore Emanuele Troisi, la preside Anzito, per avermi invitato a relazionare su questa pagina fondamentale della nostra storia, e ancora una volta